Dal piano al sax e alla fisarmonica, dato ancora una volta a dimostrazione delle proprie abilità e del proprio talento il musicista Corrado Sillitti, che si è esibito nella serata di ieri, mercoledì 24 agosto, nel Parco Archeologico Palmintelli. Durante il Corrado Sillitti Show, un vero e proprio viaggio nella musica italiana internazionale, si sono susseguiti sul palco anche altri artisti che hanno accompagnato la serata, come nel caso dei duetti con il maestro Luigi Amico. Dopo i teatri di pietra continuano dunque gli spettacoli in città. Al Parco Sotto le Stelle 2022 propone altri appuntamenti con la musica e con il teatro. Il calendario infatti abbraccia anche il premio Michele Abbate. Non avremmo mai voluto che nascesse. Nasce dopo la tragica morte di Michele. Michele, oltre ad essere un sindaco, era un componente del Teatro Stabile Nisseno, un fondatore dell'allora compagnia I 15 del Teatro Stabile Nisseno, e quindi ci siamo sentiti in dovere, sia come sindaco, ma soprattutto come attore e amante della cultura e del teatro. Michele, per i più giovani, ricordo che era un straordinario attore, uno straordinario cantante, uno forse dei migliori che il Teatro Stabile abbia mai avuto. Quindi dopo la morte, ahimè, ci siamo detti che la figura di Michele, al di là del fatto di essere stato sindaco, teatralmente non poteva scomparire a Caltanissetta, e con questo premio penso che lo ricordiamo ogni anno. È un premio, diciamo, più prestigioso, in cui c'è una giuria che valuterà tutti i lavori che saranno realizzati nell'arco della settimana che andrà dal 5 settembre al 10 settembre, con il gala finale che sarà proprio il 10 sabato, dove verranno assegnati tutti i premi: miglior attore, miglior attrice, miglior regia e il miglior spettacolo, a cui andrà il premio teatrale Michele Abbate. Sono arrivate compagnie di tutta Italia. Sino a 3 anni fa, prima dell'evento Covid, è arrivata una compagnia della Calabria, uno del Lazio, del Piemonte e delle Marche. Da 2 anni a questa parte, per evitare che magari molte compagnie preferiscono ancora non spostarsi dai siti dove loro sono, per evitare contatti, perché è inutile nascondercelo, è ancora presente con noi. E quindi quest'anno, per esempio, ci sono 4 compagnie, tutte siciliane: una di Palazzo Lacrede, una di Catania, una di Vittoria e una di Marsala.